Bene ragazzi, bentornati a questa rubrica d'arena. Siamo arrivati alla quarta parte e ora andiamo a vedere se sono già soddisfatto perché con il mazzo che ho sono riuscito ad arrivare comunque a 5 vittorie, che non è male. Ora vediamo se riusciamo a sforarle e arrivare a 6-7. Vediamo, vediamo, ci proviamo. Via! Purtroppo il mio mazzo, ragazzi, non avendo AoE, rischia. Infatti, a volte abbiamo preso delle belle batoste perché non riusciamo a tenere un vero e proprio controllo del board, a meno che non piazziamo le creature. Quindi, è sempre un problema. Allora. Ottima questa. Allora facciamo così. Allora. Per forza, così. Mamma mia, che brutta carta. Tocca sprecare. Ai ai ai, qualcuno avrà sette carte dopo. Io andrei con lui. E ci togliamo lui e non lo facciamo pescare. Ora vediamo un po' che ha in mano. Allora, il problema di questa carta è che può saltare i taunt e attaccare Kifare, quindi vediamo un po'. Mi è andata bene. È riuscito a bloccarmi tutto. E questo è quello che dicevo. Purtroppo la situazione non è mai delle migliori in questi casi. Allora, Mad Bomber. Lo peschiamo prima. Ah, prima peschiamo. E pinghiamo. Allora. Ah, rialzo un po' il volume perché magari è un po' basso. Cioè non fa Se no discriminazione. abbiamo i dati. Dobbiamo purificare il processo. Mamma mia, assurda questa cosa. Assurda. Allora. Qualcuno
Vedete, il Mad Bomber fa sempre il suono. Il Mad fa sempre il suo lavoro. Carta, allora io direi di fare così: Furia del vento. Togliamo il danno, faccia e tacco. Certo che sarebbe il caso forse di prendere uno dei nostri tre malefici. Che ne dite ragazzi? Ci arriverò? Anche i lupi ora non farebbero male. Mannaggia, sempre sti carte forti. Assurdo, veramente assurdo. Però a questo punto io andrei in faccia. Tua magia non ti salverà. E va bene. Allora, 5, 6, 7, ottimo. Giustizia trionferà. Via ragazzi, maleficio, qui serve il maleficio, 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 soprattutto ora serve il maleficio. No, ho deciso di andargli in faccia perché comunque lo lascerà, almeno lo costringiamo anche a non pescare, cose del genere. Anche perché non ha in tavola i punti per abbattermi il taunt, quindi vediamo un attimo come risponde. Perfetto, e questa è stata la sesta vittoria, ragazzi. Ottimo, ottimo. E allora a questo punto, se siamo arrivati a 6, proviamo ad arrivare a 7, no? Via. Comunque sono molto soddisfatto di questa arena. È stata ben giocata. Con le carte che ho sono contentissimo perché abbiamo avuto la possibilità di essere abbastanza. È un mazzo aggressivo chiaramente, però senza spell importanti tipo le AoE rischi di perdere il controllo del board. E invece siamo riusciti, almeno a parte un paio di volte, siamo riusciti a mantenere. Ok, La luce vediamo un porterà po'. alla vittoria. Fermate il fato. Allora, inizio positivo, inizio valido, però io. Certo, però sarebbe. No, vediamo. Lasciamo solo lui. Meglio, meglio.
Allora. Questa ottima carta contro un sacerdote sicuramente darà molti problemi. Anche se aver avuto il codo in mano forse era meglio. Allora, oh, non ha cambiato carte. Bene. Salute a te. A questo punto direi di metterlo in difficoltà. Eh sì, con lui. Poi se mantengo il board, lupi, o comunque sia anche lupi, perché giustamente. Vedete, questa è proprio la strategia che vi dicevo. Giocare Non questa mi carta pensare. in combo con una minaccia maggiore rende questa carta veramente forte. Fammi pensare. Ah, beh, in effetti. Io farei così, ragazzi. Cioè, poter Sono fare la 12 danni regina penso dei che sia mostri. importante. Fammi pensare. Speriamo che non riesca a prendere il controllo del board, perché lui ne ha le idee sicuramente, quindi potrebbe diventare un problema. Ah. Ops. Ah, ma tu guarda che fortuna. Tu guarda che fortuna che ha avuto. Ha avuto una bella fortuna sfacciata. A questo punto andiamo di aggressività. Magari entra la cura. No, però. Speriamo che non abbia Orinova. Ma se ce l'ha almeno la spreca. Peccato che è riuscito ormai ad andare sempre sotto. Allora io direi di andare con lui a questo punto. La verità è il Fate il passato. segno. Accettate Beh, 6 danni in faccia. Pure Orinova, va bene. Allora. Tutti si inginocchiano al mio comando. Attacco. Oh,
Speriamo non abbia un'altra Olinova. E vediamo un po'. Se butta qualcosa di grosso ho il maleficio, quindi posso andare a dare fastidio. Fammi pensare. Beh sì, direi che il maleficio è necessario. Beh, non vai a rubare le belle carte, mi dispiace. Beh, a questo punto io proverei di aggressività. E vediamo se me ne rimane in campo almeno uno. Entrasse anche un altro maleficio, non sarebbe male. Sarebbe così. Ottimo. Ma ragazzi, sembrerebbe che questa arena si arcigni ad finire. Ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. E siamo arrivati alla chiave di diamante, se non ricordo male, sì. Va bene, ragazzi. Ora ci fermiamo perché sennò viene troppo lungo il video. E alla prossima parte dell'arena. Ciao a tutti.